Siamo con l'idolo di casa, Gaetano Piria. Nel 2007 e nel 2008 aveva firmato una doppia vittoria perentoria, quest'anno ci ha provato, l'avversario era l'amico di sempre Rosario Miano, tutto sembrava mettersi bene, ma poi un birillo a manche ti hanno privato della possibilità di guadagnarti il primo, quantomeno il secondo posto, podio basso, parziale delusione per un ritorno alla gara di casa. Sono contento per la gara che a Scilla è ritornata, ringraziando la Prologo e il comune di Scilla con tutta l'amministrazione comunale che sono riusciti a fare il sacrificio a organizzarla. Per me che la gara è andata così non è un problema perché io ho corso tanto, quindi perdere una gara non è un problema per me. Però mi rimane la soddisfazione che ho fatto il miglior tempo. Peccato che ho preso una penalità di un birillo e mi è andata male. Complimenti per il vincitore. Paradossalmente fa ancora più male, no? Essere stato il più veloce in senso assoluto, ma essere stato vittima anche della propria imprecisione. Cioè, di solito Gaetano Piria non riesce comunque a essere abbastanza preciso. Se prende un birillo in una manche, poi riesce magari a non ripetersi. Che cosa è successo stavolta? La macchina non stava a terra? È stata troppa pressione per la gara di casa? Questa è risposta della Danni Capelli Bianchi. È l'età. 10 anni di meno fanno differenza. Purtroppo non c'è da nascondere niente. E questa era la realtà. Perfetto, una disamina concisa e un po' amara quella di Gaetano, che comunque insomma nel 2017 resterà sugli scudi, campionato ACI Catanzaro confermato e qualche puntata in salita? Quest'anno vediamo, se riusciamo la facciamo qualche salita, certo.